salvato, studio alla University of Westminster di Londra, studio cinema, e questo è un cortometraggio che ho fatto recentemente perché appunto scrivo e dirigo cortometraggi indipendenti, e il mio sogno sarebbe quello di continuare a fare questo lavoro anche in futuro dopo essere stato studente. Il mio cortometraggio Letter to You parte da un'idea che ho avuto durante la pandemia. Non si poteva fare più di tanto e di conseguenza io non ho avuto molta possibilità di girare dei film con i miei compagni di corso. Quindi durante l'anno io ho scritto questa sceneggiatura nella speranza che si potesse poi realizzare, e mi sono cercato di connettere di qua e di là tutti i miei amici o collaboratori che volevano appunto avere un'esperienza, e siamo riusciti a fare questo corto settembre dell'anno scorso. E niente, quindi questo non era stato fatto per nessuno scopo se non quello di mio desiderio di voler raccontare qualcosa che era la mia esperienza durante la pandemia e quella di molti altri ragazzi, in un messaggio di una storia completamente diversa. Non c'entra niente, però mi piace partire dalla realtà per poter poi raccontare una storia che comunque si connette con la fantasia. Il processo è durato un anno preciso, quasi. Quindi tra la pre-produzione, quindi la fase di scrittura, di preparazione, di organizzazione con vari colleghi, alla realizzazione vera e propria, quindi i giorni di girato, che in realtà sono stati solo 4, rispetto appunto all'anno che si è che è girato attorno a tutto il processo, e poi molta post-produzione, quindi montaggio, editing e suono. Siamo stati forse sul suono più di qualsiasi altra cosa, questo perché il cinema include varie sfaccettature, come ho detto appunto un mix di arti, quindi bisogna cercare di collaborare con più persone possibile, questo richiede del tempo. Avevo cercato di girarlo al maggio scorso, però per motivi di pandemia o altre problematiche non sono riuscito, e quindi ho vissuto tutta l'estate dell'anno scorso senza nulla di fatto, con la speranza ma non la sicurezza di poterlo fare a settembre. E questo mi ha creato, cioè è stato un periodo molto intenso, molto emotivo, come ho detto, però questo forse ha anche aiutato poi a portare le mie emozioni, ma anche il lavoro di tantissime persone sullo schermo, ed è una cosa che non saprei veramente descrivere. Ho agito anche come produttore, quindi come produttore ho dovuto seguire tutta la fase del festival run, che sta ancora andando in processo, quindi appunto le varie iscrizioni a festival, con la speranza che succedesse qualcosa, e appunto questo è stato uno dei festival in cui per ora il film è stato preso, e inizialmente non lo conoscevo il festival, perché si fanno iscrizioni proprio a centinaia di festival, a volte senza particolarmente andare a guardare il concorso di cosa tratta. E questo ho scoperto dopo essere un festival fatto dai giovani per i giovani, che racconta storie che sono state realizzate da giovani filmmakers un po' da tutto il mondo, e è stata una cosa molto molto particolare sentirmi dire appunto ti va di venire a Parigi, che abbiamo appunto questa premiazione in centro. Io non sapevo nulla, perché non potevano dire se avevo vinto o meno, e è stato ancora più bello avere con me anche l'attrice Holly, che ha deciso di venire con me. È stata la sua primissima esperienza a un concorso, e niente, è stato bellissimo condividerlo anche con delle persone che mi vogliono bene e mi hanno sostenuto venendo a Parigi. In un contesto indipendente, chiamiamolo così, difficilissimo trovare la persona giusta per il ruolo giusto, e ho lavorato con appunto una studentessa della mia stessa scuola, che mi ha aiutato mandando degli inviti su dei gruppi Facebook. Abbiamo trovato appunto Holly, che mi ha mandato un video dove faceva questo monologo che c'è alla fine del film, e
io ho chiesto anche aiuto, pareri a varie altre persone e molti mi hanno suggerito, appunto lei, in particolare il mio migliore amico mi ha detto, che lui è un attore, mi ha detto no, lei assolutamente non te la devi far perdere perché è un talento. Ed effettivamente poi è stato interessante vedere come si è sviluppata la relazione tra me e lei, perché è proprio una relazione anche di amicizia tra il regista o la persona comunque che vuole cercare di comunicare un'idea e la persona che poi ci mette la faccia sul film. È una cosa che si dà spesso per scontata, ma è importantissima, fondamentale. Senza di lei non si poteva fare il film. Io ho avuto la fortuna di incontrare al festival stesso, tra l'altro infatti è importantissimo andare ai festival di persona, questi tre producers francesi, anche loro giovanissimi, hanno 2 anni più di me. Sto lavorando con un mio amico Paolo Grassi, che è un anno invece più giovane di me, e anche lui studia alla University of Westminster, e stiamo insieme cercando di mettere questo progetto sullo schermo. È un progetto che parla di questo trapper, un trap artist che si è ritirato dalle scene e vive in questa villa isolata in una campagna inglese e vive attorno ai fantasmi del suo passato, perché quindi vuole cercare di mantenere questa sua realtà di giovinezza, anche se appunto lui ha ormai 40 anni, e quindi cerca di organizzare questo mega evento nella sua villa per ritornare in auge, però appunto questo non è quello che veramente lui vuole. Quindi questa storia, che è una storia più particolare e anche molto più ambiziosa, avrebbe un budget, ed è per questo che stiamo lavorando con questi tre ragazzi che ci stanno dando una mano per trovare i fondi. Alla fine comunque si tratta sempre di soldi, cioè il problema è sempre quello per i filmmaker indipendenti: trovare i soldi è la cosa fondamentale, e quindi sono contento che ci siano queste persone ad aiutarci. Io ho sempre San Donato nel cuore, quindi spero di tornare presto qui e vedere un film al Troisi il prima possibile, perché ormai sono abituato a vedere film a Londra, quindi ritornare alle tradizioni è sempre la cosa più bella.